Buongiorno e benvenuti ad una nuova puntata del Caffè della Salute con Cucina Naturale. Oggi siamo in compagnia di Venezia Villani, che è una tecnologa alimentare, ma soprattutto è il direttore, anzi la direttrice di Cucina Naturale. Buongiorno e benvenuta. Buongiorno a te. Oggi in Venezia parliamo di latte. Latte fresco e di scadenza. Ti faccio subito una domanda. Questa mattina mi sono svegliato, ho aperto il mio frigo e avevo un litro di latte scaduto oggi. E cosa devo farne? Devo buttarlo via o posso berlo? Intanto, era chiuso il cartone? Era chiuso. Se è chiuso, possiamo parlare. Era scaduto solo ieri? È scaduto oggi. Oggi, ok. Oggi, sì, facciamo oggi o ieri. Sì, già ieri non mi piace tanto. Okay. Oggi. Allora, se hai un cartone di latte scaduto oggi, parliamo chiaramente di latte fresco, certo. Quello che dura 6 giorni normalmente, sì. E vogliamo capire se possiamo mangiarlo il 7° giorno, ok? C'è effettivamente un modo per verificarlo, perché è chiaro che buttarlo via un po' piange il cuore, soprattutto se è chiuso. È chiuso, no. Io stiamo parlando solo della confezione chiusa. C'è effettivamente un modo per verificare se è ancora buono. Ok, come si fa? Allora, prendi il tuo cartone del latte, okay. Lo apri, avvicini subito il naso prima che si disperda l'odore e senti il profumo. Se il profumo è buono... Allora, ci sono sempre di qua o di là. Il profumo non ti convince, butti via tutto. Okay. Il profumo è ottimo, passaggio 2. Passaggio 2, un pentolino. Prendi un pentolino e ci versi un dito di latte. Non, okay. Tutto, non quello che pensi di mangiare, giusto un dito. E lo osservi. Fa delle striature? Allora vuol dire che sta un po' andando. Butti. E quindi lo butto. Non fa le striature, accendi il fuoco. Passaggio 3. Passaggio 3, accendi Scaldo. Il fuoco. Lo scaldi. Se lo scaldi e, prima di arrivare a bollore ovviamente, vedi che si comincia a separare un po' la ricotta, come si dice, sì, no? Sì, si formano sì. Un po' di grumi, allora dobbiamo meglio buttarlo. Di no, lo butti. Se invece non cambia nulla, è uniforme al suo colore, al suo aspetto... Passaggio 4. Passaggio 4, cioè lo assaggi... Non tanto. Un goccino. Un goccino. Se tu a quel punto hai verificato che non ha odori anomali, non ha sapori anomali, non ha l'aspetto anomalo ed è passato solo un giorno ed è chiuso il cartone, lo puoi bere. Ok, se ovviamente il cartone era aperto, sono passati 2 giorni, no. Quello ovviamente no, perché sennò anche la nostra salute potrebbe avere qualche... No. Diciamo che il problema con i prodotti freschi è che la scadenza che hanno dovrebbe garantire la salute. Con il latte può essere che duri un po' di più, per questo vale la pena fare la prova. Sono passaggi molto semplici che però permettono magari di evitare uno spreco. Che è la cosa che per noi in questo momento qua è più importante. Grazie mille Venezia, ovviamente con te alla prossima puntata e salutiamo anche i nostri amici a casa. Alla prossima!